Quando ero ragazzino io, Ubisoft era sinonimo di qualità e affidabilità. Quando compravi un gioco Ubisoft eri sicuro che andavi a comprare un gioco solido, bello, divertente e ben riuscito. Queste caratteristiche non si possono dire della Ubisoft dei giorni d'oggi ed è il motivo che ha mandato KO l'azienda. Mi permetto di dare un'opinione su Ubisoft attraverso questo video perché io essenzialmente io ho amato un sacco di saghe create da Ubisoft. Sono fan di Ghost Recon, Rainbow Six, Rayman, dei titoli UbiArt, Splinter Cell, Grandia e soprattutto ho adorato quelle piccole perle rimaste singole come Beyond Good and Evil, Speed Challenge 13 e il 2. E molte altre titoli che mi sarò dimenticato poi, sia chiaro. Quindi so di che sto parlando, è un'azienda di cui seguo le sue gesta da anni, da quasi 20 anni, tra un po' e un po' me ne vergogno, che attualmente Ubisoft non è più l'azienda di una volta. Soprattutto perché a noi fan di vecchia data, ma anche a quelli nuovi, ci ha preso in giro troppe volte. Ci ha punito troppe volte. Senza un reale motivo, però ci ha fatto percepire quella sensazione che ci stesse spennando i soldi. Vi parlo a cuore aperto per esperienza personale, io sono fan di due FPS tattici fantastici, dove tattici aveva ancora un vero valore, che non significava giochi di guerra, ma veramente ci voleva tattica per superare ogni singolo livello, e sto parlando di Ghost Recon e Rainbow Six. Li ho amati fin dalle prime iterazioni, fino alle ultime, Rainbow Six Vegas e Ghost Recon Future Soldier. Poi cosa è successo? Cosa ha fatto Ubisoft a queste due saghe? Le ha devastate, ha preso il marchio, ci ha sputato sopra e gli ha messo un altro gioco dentro. Ghost Recon Siege, per quanto sia un bel gioco, non è un FPS tattico con una trama single player. No, è un bellissimo gioco. Infatti lo vorrei giocare prima o poi perché mi intriga parecchio. Però non l'ho comprato perché non è un Rainbow Six, cazzo. Non è un Rainbow Six. Io quando penso a Rainbow Six voglio un gioco dove c'è una missione da risolvere, con dei briefing. Così Ghost Recon. Quando penso a Ghost Recon, non penso al cartello boliviano ai giorni nostri, ma penso a una fanta politica distopica futurista. A questo io penso quando penso a Ghost Recon. Non da Wildlands, i boliviani, il cartello e a Pablo Escobar. No! Come vi è venuto in mente di creare Wildlands? Motivo per cui ho abbandonato anche la saga Ghost Recon. E poi mi fanno Breakpoint, mi fanno un trailer che mi fanno sembrare cazzo è tornato Future Soldier. E invece Breakpoint è un more of the same di Wildlands. Quindi, presi in giro noi vecchi fan, presi in giro i fan di Wildlands che si sono ritrovati lo stesso gioco pagato a un prezzo maggiorato. What? Per non parlare degli Assassin's Creed, ogni anno le persone si trovano a comprare lo stesso gioco ma non migliorato. Per carità, ci può stare che tu compri lo stesso gioco più rifinito, no, con più bug, con più problemi. Ubisoft, pure Assassin's Creed te ne sbatti il cazzo. Parliamo dell'apoteosi, dei due titoli che mi hanno fatto più rodere il culo da parte di Ubisoft. The Division e Watch Dogs. Watch Dogs fu presentato come un titolo innovativo, uno stealth game con delle meccaniche di hacking da paura, dove il gioco si sarebbe risolto tutto attraverso l'hacking, senza mai impugnare le armi sarebbero state solo la parte finale di una strategia di hacking pazzesca. Vi ricordate quel trailer con le macchine, i semafori? No, alla fine quella roba non esiste in Watch Dogs, non esisteva. Semplicemente potevi spegnere e accendere i semafori, alzare dei birilli. Quattro stronzate in croce potevi fare. Quattro stronzate. Era un GTA più noioso, con delle stronzate di hacking del cazzo, con delle missioni, vai dal punto A al punto B. Stop. Un gioco banalissimo di una noia pazzesca, venduto come innovazione dell'open world. E io l'ho pagato 110 euro. Ringrazio ancora quel signor di Fossetti che mi ha detto che era migliore di GTA 5. O perlomeno nella sua recensione mi ha fatto intendere che fosse il migliore open world mai stato creato. Grazie Ubisoft, grazie stampa specializzata per avermi fatto spendere 110 euro per un gioco che mi fa schifo al cazzo come Watch Dogs. Ma passiamo a The Division.
non creato da Ubisoft, da Massive Entertainment, che è un'azienda di cui ho stima. Cosa doveva essere The Division? Doveva essere un gioco always online, dove potevi creare le tattiche con persone trovate durante la partita. Ok? Sentite bene. Tu dovevi connetterti nella mappa di New York e incontrare altre persone. Con queste creare delle tattiche di gioco per affrontare le missioni. Con la mappa bella olografica che ci avevano mostrato. Ah, inoltre c'erano anche caratteristiche survival. Con caratteristiche survival all'interno del gioco. Sopravvivere all'inverno. E poi questo gioco sarebbe stato un GAS, un Games as a Service, che sarebbe durato minimo 10 anni. Io mi sono detto, cazzo, il gioco definitivo, finalmente potrò giocare a un Games as a Service, finalmente! Io ho comprato il gioco al day one, col mio bel season pass, pagato di nuovo più di 120 euro, non so quanto. Mi sono ritrovato un gioco dove non puoi giocare online, ovvero è sempre online, però le persone non le puoi incontrare sulla mappa perché le devi già conoscere al di fuori, li devi invitare nel tuo server. Le persone non le trovi online, no, perché tu nel tuo server sei da solo. Sei da solo, un gioco multiplayer always online dove tu giochi da solo. E per affrontare le missioni sei costretto ad avere persone nel party. Ma le devi già conoscere, le devi avere nella tua lista amici e devi invitarle nel tuo server. Che cazzo di gioco Games as a Service sempre online avete mai creato? Che ci voleva copiare Warframe o Destiny 2? Che ci voleva? Quindi prima bugia per The Division 2. La seconda bugia ovviamente è tutta quella grafica e quella mappa olografica fantastica inesistente. E poi il gioco era frustrante come la merda. Il survival non esisteva, l'hanno dato dopo anni. Con un aggiornamento gratuito, un DLC gratuito. Quindi io che avevo il Season Pass doppiamente inculato. E poi l'apoteosi. Ovviamente non conoscendo nessuno io dopo nel gioco. Per giocare dovevo trovare delle persone. E io, avendo smesso di giocare per 2 mesi, non ho più trovato una singola persona del mio stesso livello per finire il gioco e i DLC online. Soprattutto perché, come vi ho spiegato, era un casino trovare 9 persone. Figuriamoci poi del mio stesso livello. Quindi io il gioco, tecnicamente, attualmente, non posso finirlo. Dulcis in fundo riguardo The Division? Sapete cosa hanno fatto? Non l'hanno fatto durare 10 anni come promesso. No! Quanto sarà durato? 3 anni? 2 anni? 4 anni? Non mi ricordo quanto cavolo è durato. Ma di certo non è durato 10 anni e hanno fatto uscire The Division 2. The Division 2, non seconda stagione, che sarebbe stato più corretto e più rispettoso nei miei confronti. Hanno fatto uscire un nuovo titolo dove il mio personaggio per giunta non era nemmeno importabile. Quindi ho speso 120 euro per avere un gioco che sarebbe durato 10 anni, che non sono durati 10 anni, e secondo loro mi sarei dovuto comprare un gioco da capo a 100 euro per ricominciare a giocare da zero. Ubisoft, avete rotto. Normale che nessuno più vi ha comprato i vostri titoli dopo tutte ste schifezze, da Ghost Recon, Rainbow Six, The Division, Watch Dogs. Vogliamo parlare di Far Cry? Che Far Cry più si va avanti e più peggiora. Far Cry 3 era un more of the same dal punto di vista della distruttibilità dello scenario e delle meccaniche di gioco survival. Far Cry 4 hanno cominciato a levare la roba rendendolo più arcade. Far Cry 5 totalmente arcade, ci ho fatto anche un video. Quindi praticamente io, che sono fan anche di Far Cry, mi sono trovato un Far Cry con la quinta iterazione che non era Far Cry. Praticamente gli hanno distrutte tutte le saghe. E dopo quel bel gioco chiamato Splinter Cell Blacklist, io ho tremo al solo pensiero che facciano uscire un nuovo Splinter Cell. Perché per come è l'andazzo di Ubisoft, il nuovo Splinter Cell sarà semplicemente Ghost Recon Wildlands con Sam Fisher come personaggio principale. Ci scommetto. Quindi è normale che alla fine del 2019 tutti i titoli li ha rimandati. Perché avrebbe fatto una figura di merda.
Ora Ubisoft, a mio avviso, deve lavorare per ripulire la sua faccia. Non so come farà, perché io i titoli Ubisoft non li comprerò nemmeno se mi sparano. Ho comprato Watch Dogs 2 di recente solo perché l'ho trovato a 3€. Più di questa cifra i titoli Ubisoft non li pago. Anche se devo avere Gods & Monsters e Watch Dogs Legion, sembrano dei titoli validi. Ogni anno Ubisoft sale su quel palco delle tre e di ogni manifestazione a dirci un sacco di puttanate. Come posso fidarmi nel 2020 ancora di Ubisoft? Nonostante quei titoli sembrano bellissimi, ma tanto so che non saranno così. Saranno le solite schifezze di Ubisoft impacchettate. Sarà la solita merda in un bel pacco regalo. Io sono grande fan di Ubisoft, come ho detto. Anzi, sono un vero fanboy di Ubisoft. Non immaginate quanti giochi possiedo Ubisoft a casa. Io mi auguro che nel 2020 Ubisoft torni a essere la casa di sviluppo che era.